Si vedono anche le diapositive? Dico, posso cominciare? Tutto in regola? Bene, Sì, tutto a posto. allora grazie per l'invito a questo convegno molto bello, devo dire, e devo anche ringraziare la professoressa Renis perché mi ha perfettamente, come dire, aiutato a introdurre questa relazione, perché io non parlerò di microbioma, che ovviamente è, come è stato giustamente appena ricordato, il più potente modulatore della programmazione epigenetica, non solo dell'espressione del genoma, perché il microbioma nei primi mesi di vita, soprattutto, ha veramente un ruolo fondamentale nella programmazione dei tessuti. Ma faccio un passo indietro ulteriore perché lo scopo di questa relazione, e andrò molto in fretta perché ho chiesto e ho ottenuto la cortesia di anticipare la mia relazione perché purtroppo devo partire abbastanza presto. Questa è una relazione propedeutica all'epigenetica, nel senso che cerco di introdurre un'epigenetica sistemica, per questo anche la professoressa Renis mi ha aiutato. Nel senso che spesso si parla di biologia sistemica, si parla di approccio sistemico, si tende invece paradossalmente a parlare dell'epigenetica con un approccio molto riduzionista. Si assume, e a mio parere spero di riuscire a convincervi che non è corretto, che l'epigenetica sia una piccola parte della genetica molecolare, che studia le variazioni, diciamo, delle marcature appunto epigenetiche della sequenza del DNA e in particolare delle code istoniche e il modo in cui alcuni RNA minori modulano la trascrizione e le fasi successive. Ecco, noi abbiamo, io faccio parte di questo Istituto Europeo di Ricerca sul Cancro e devo dire che negli ultimi anni mi occupo un po' meno di cancro, un po' più, come adesso vedremo, di neurosviluppo. Abbiamo un modello totalmente diverso, per cui, e come cercherò di far vedere, l'epigenetica in realtà è la disciplina, se vogliamo complementare, però non identificabile come una parte della genetica, ma una disciplina nuova che studia il genoma come un sistema fondamentale, in grado, aperto, alle informazioni che vengono dall'ambiente, in grado di modulare la propria espressione, ma addirittura, come adesso vedremo, la propria programmazione fin dalle prime fasi dello sviluppo, quindi dallo zigote in poi. Questa visione sistemica è veramente un cambio di paradigma che è cominciato almeno alla fine del secolo scorso e che adesso comincia a prendere piede anche in campo biomedico, perché la teoria delle origini embriofetali delle malattie croniche dell'adulto è diventata ormai un paradigma fondamentale. Io parto da qui, questa è la prima diapositiva del primo congresso mondiale sulle origini epigenetiche, quindi embriofetali delle malattie, che si è tenuto 3 anni fa a Londra, alla Elizabeth Hall. Per darvi le dimensioni, erano 1.800 iscritti, molti dei quali erano in questa sala immensa. Ecco qui, il titolo lo dice già chiaro quello che io oggi cercherò di affrontare. Si può presumere che le attuali pandemie, premessa, pandemia è una parola che oggi è tornata purtroppo nella nostra vita in maniera diversa, come pandemia da patologia acuta da virus, e invece negli ultimi anni si parlava spesso di pandemie di obesità, di diabete secondo, eccetera. Si può pensare che questo grande incremento di patologie croniche, degenerative, infiammatorie e tumorali abbia un'origine comune, che tutte queste patologie aumentano per lo stesso motivo? Ecco, la teoria che vi illustro dice proprio questo. Dice che progetto Genoma è stato, come vedremo, un grande progetto, però era basato su una visione lineare riduzionista del DNA, secondo il quale nel DNA è contenuto il programma per la costruzione del nostro fenotipo e si pensava di trovare polimorfismi e mutazioni che erano determinanti nella costruzione del fenotipo patologico. Ebbene, non è andata così, si è visto che appunto il gioco è molto più complesso. Allora, partiamo proprio da questo, cioè quali sono le patologie croniche, infiammatorie,
tumorali che stanno aumentando in tutto il nord del mondo, ma ormai possiamo dire in tutto il mondo, addirittura nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, io preferisco parlare di terzo mondo, l'aumento è ancora più rapido. Ebbene, molto rapidamente siamo di fronte a una transizione epidemiologica. Negli ultimi 40-50 anni tutte le patologie acute tradizionali da causa infettive sono andate a diminuire, sono aumentate in modo speculare tutte queste patologie croniche, not communicable disease, dicono gli anglosassoni. Questo era un paper abbastanza importante sul New England Journal of Medicine, in cui un immunologo, Bach, cercava di spiegare questa transizione epidemiologica, e questo è un termine che userò spesso, come il risultato dell'ipotesi genica. Poi si è visto che era un'ipotesi semplicistica anche questo, ma è importante partire da questa slide perché ci dice questo è il problema fondamentale che dobbiamo affrontare nei prossimi anni, questo aumento continuo di patologie infiammatorie, croniche, neoplastiche. Questo era un articolo su JAMA, faceva vedere perché si parla di epidemia e poi di pandemia di obesity. E beh, basta vedere questa diapositiva: nell'85 negli Stati Uniti c'era circa l'8-10% di soggetti affetti da obesità, già 15 anni dopo eravamo arrivati a circa il 20%, oggi siamo al 34%, nel senso che una persona su tre. Scusi, interrompo. Purtroppo proprio ora ci siamo resi conto che le diapositive qui non scorrono, noi siamo ancora fermi alla prima. Ora che ci sono i cartogrammi in piccolo ci siamo resi conto di questo, ecco, perfetto. Aspetta, no, riproviamo, vediamo, adesso scorre? No. No, allora però è un problema tempo. L'ha fatto prima la professoressa Renis, penso, col puntatore a sinistra. Vabbè, allora le vediamo così, le faccio scorrere, diciamo come ha fatto la professoressa, una per una, va bene? Si vedranno un po' più piccole, ma va bene ugualmente, così le vedete scorrere? Sì, così sì. Vabbè, allora facciamo andare così, magari poi risolvete questo problema. Dicevo, questa transizione epidemiologica che come vedete da Bach era definita come conseguenza probabile dell'ipotesi genica, noi cerchiamo invece adesso di inquadrarla in un modo diverso. Vediamo rapidamente i numeri. Questo era un famoso articolo su JAMA di una ventina d'anni fa, faceva vedere come nel giro di pochi anni, dall'85 al 2001, ci fosse stato un aumento drammatico di obesità negli Stati Uniti, dall'8-10 al 20% di prevalenza. Ebbene, nel frattempo siamo arrivati, come tutti sapete, al 34%, dove obesità chiaramente non è sovrappeso, obesità è un'endocrinopatia sistemica in cui c'è un'alterazione dell'ipotalamo, dell'ipofisi, del tessuto adiposo, dell'intero sistema endocrino, c'è un'infiammazione sistemica, insomma si può dire che è la più frequente, più grave endocrinopatia sistemica che sta dilagando nel nord del mondo. Chiaramente non può essere soltanto spiegata con la genetica classica, perché l'aumento non si potrebbe spiegare, tantomeno con gli stili di vita, visto che l'aumento è soprattutto nella prima fase di vita. Ricordate quell'immagine che era nel vecchio Fanconi, fino a 25 anni fa l'obesità nel bambino era addirittura reputata una sindrome, questa è la sindrome di Prader-Willi, e comunque era rarissima. Adesso sapete tutti che i nostri bambini hanno per il 10-12% questo problema, in regioni come la Campania anche di più. Adesso scorre, vero? Si vede. In parallelo sta aumentando anche, come tutti sapete, la prevalenza del diabete secondo. Non ho il tempo di esaminare i meccanismi, ma sempre più chiaramente non sono legati soltanto l'uno all'altro, ma sono la conseguenza di alterazioni metaboliche, di una programmazione metabolica alterata fin dalle prime fasi di vita. Questa è una nostra review del 2015 ormai, in cui proponevamo questa lettura e facevamo vedere come in utero addirittura non solo il feto ma addirittura i gameti avessero tracce di questa sprogrammazione epigenetica che si andava a manifestare non solo dopo 20 o 30 anni nel soggetto esposto per esempio a sostanze come il bisfenolo A ed altri endocrine disruptors, ma addirittura nelle generazioni successive.
l'aumento significativo non riguarda solo le malattie endocrino-metaboliche, ma per esempio quelle immunoinfiammatorie, le allergie, non mi soffermo, ma insomma tutti sappiamo che in un secolo si è passati da una prevalenza del 2-3% a una del 24% di allergie di primo tipo di gel e CUMS. E molto spesso ci sono studi che fanno vedere come per esempio una serie di fattori come il fumo di sigaretta già di per sé altera il rapporto tra le popolazioni linfocitarie e in particolare riduca i Treg. Ma non stanno aumentando solo le patologie allergiche, stanno aumentando anche per esempio quelle immunoinfiammatorie di secondo, di terzo tipo, stanno aumentando, questo era un articolo che faceva vedere come le patologie croniche, ostruttive, infiammatorie dell'anziano hanno origine in età fetale. E tutto questo ovviamente va spiegato con un modello totalmente diverso da quello dominante. Stesso discorso per la celiachia. Ovviamente la celiachia non sta aumentando, perché la celiachia, come tutti sappiamo, è una malattia immunogenetica. Sul cromosoma 6 ci sono polimorfismi molto prevalenti, come il DQ2 e DQ8, ma la gluten sensitivity, quindi una patologia epigenetica e non genetica, sta dilagando, per esempio negli Stati Uniti, dove prima era rarissima. Ovviamente cause epigenetiche le sapete, in particolare l'ecosistema microbico alterato, quindi il microbioma alterato, ma anche la permeabilità dell'intestino che di conseguenza è alterata, quindi un aumento del leaking proteico, eccetera. Ma i due ambiti in cui questa transizione epidemiologica si caratterizza come particolarmente preoccupante sono il cancro, dove l'aumento, e spesso questo lo si dimentica, non è come negli anni 40, 50, 70 negli anziani e su tipologie neoplastiche frequenti, ma è sempre più chiaramente appannaggio dei primi anni di età. L'aumento maggiore del cancro è nei primi due anni. Questo è lo studio AXIS, il più grande studio di ricerca epidemiologica europeo sul cancro, ha fatto vedere già dagli anni, dalla fine degli anni 90 ai primi anni di questo secolo, che l'aumento è concentrato nei primi due anni, quindi non può essere, non solo non può essere neanche genetica, ma non può essere l'accumulo di mutazioni stocastiche del DNA, come vedremo alla fine di questa relazione. E allora, i dati recenti confermano, questo è Lancet, fine 2018, che ha confermato i risultati raccolti per 20 anni, ormai un bambino su 600 in Europa fa un cancro. E come vedremo, le ragioni non sono probabilmente, anzi, non sono genetiche, nel senso che le mutazioni, come vedremo tra poco, sono fondamentali, ma non sono la causa del cancro. Un'esposizione embrio-fetale precoce e una sprogrammazione in utero hanno un ruolo fondamentale, soprattutto ovviamente nei tumori disembrionari e nei tumori della prima età. Se poi andiamo a vedere i dati inerenti al sistema nervoso centrale, tutti sappiamo che l'Alzheimer, per esempio, le malattie neurodegenerative sono in grande aumento. Fino a 40 anni fa nelle autopsie la malattia di Alzheimer era praticamente inesistente, oggi in Italia oltre 1 milione di persone hanno questa diagnosi e in Europa e negli Stati Uniti la situazione è anche peggiore. Ora, tutto questo, quello che preoccupa è il trend di aumento di tutte queste patologie, trend che è soprattutto significativo nei disturbi del neurosviluppo. Sul Lancet nel 2006 questi due autori, un pediatra e un epidemiologo, lanciarono l'allarme dicendo: siamo in una pandemia di cui non si parla. Vedete come il termine pandemia allora era usato in altri ambiti che non oggi. Dicevano essenzialmente, il titolo del loro articolo ovviamente, come potete capire, fece molto scandalo, perché parlavano di developmental neurotoxicity of industrial chemicals, quindi puntavano il dito proprio sulla chimica industriale, sull'inquinamento industriale, ma avevano chiaramente dalla loro questo tipo di aumento, cioè l'aumento soprattutto dei disturbi di spettro autistico. Adesso lo vedremo come è significativo. Guardate questa diapositiva famosa, dove si vede che i disturbi di spettro autistico in particolare aumentano in maniera veramente notevole negli ultimi decenni. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno lo stesso aumento, vedete come i due grafici messi in parallelo sono altrettanto significativi. In termini numerici grezzi, noi abbiamo circa una prevalenza di un bambino
nel 2008 su 90, nel 2014 si dice adesso circa 1 su 70, mentre 30 anni fa era un bambino su 1500. Ora chiaramente questo aumento sarebbe veramente pazzesco, noi siamo sempre più convinti che ci sono molti fattori che lo spiegano, anche diagnostici, ma che l'aumento sia reale lo vedremo, i motivi li possiamo facilmente dedurre. I due stessi autori nel 2014 tornano su Lancet Neurology e con una bibliografia molto ampia dicono non solo industrial chemicals ma catene alimentari, quindi pesticidi, quindi comunque industrial chemicals ma pesticidi in particolare, come tutti sapete sono molto neurotossici, e soprattutto traffico veicolare, con degli studi poi molto accreditati anche di tipo epidemiologico che dimostrano un raddoppio dell'autismo nei centri urbani più con traffico veicolare maggiore, quindi particolato ultrafine e metalli pesanti. Nel frattempo i CDC di Atlanta tornano dopo pochi mesi a dire guardate che siamo arrivati a 1 su 59, il Journal of Pediatrics addirittura su un'inchiesta su oltre un milione di famiglie di 50.000 bambini e poi estendono a un milione e mezzo di genitori il questionario, ebbene si arriva grosso modo a un bambino su 40, quindi dati sempre in crescita, sempre più significativi, oltretutto c'è un overlapping sintomatologico diagnostico su tutti i disturbi del neurosviluppo e le malattie neuropsichiatriche sia minori che maggiori. La depressione giovanile, per esempio, aumenta notevolmente in alcuni paesi, in particolare negli Stati Uniti, e tutti sappiamo come ormai una persona su 10 circa negli Stati Uniti ha una diagnosi di depressione major. Ovviamente non ho il tempo di entrare nei dettagli specifici, ma quello che viene continuamente comunicato in letteratura non o quantomeno parascientifica è questo, cioè si legge New Genetic Risk Factor, cioè si continua a dire c'è un fattore genetico maggiore all'origine dell'autismo e della schizofrenia. Vedete che questo è 2017, ancora questo articolo 2018, però notare che è importante che si sottolinea non nel titolo generale del giornale, ma nell'articolo originale c'è scritto de novo mutation. Cioè sono mutazioni, come vedremo, de novo, spesso non sono, in generale non sono mutazioni puntiforme ereditarie, come quelle che fanno pensare appunto a una patologia genetica classica ereditata da una generazione all'altra, ma sono mutazioni de novo, spesso copy number variants, piccole variazioni, piccole duplicazioni e deletioni che si trovano nel bambino e spesso nello sperma del padre e nei gameti. Quindi, come vedremo, il meccanismo non è genetico in senso classico, ma è epigenetico e lo vedremo tra poco. Allora, tutto questo, sì, vi concludo questa carrellata molto rapida sulla transizione epidemiologica con questo titolo che a mio parere è pericoloso e fuorviante, nonostante sia JAMA Psychiatry, perché come d'abitudine dicono, siccome c'è un'eredità e una familiarità, la genetica comanda. Vedremo che l'eredità e la familiarità è anche, ed è sempre di più, anche epigenetica, perché si ereditano tutta una serie di fattori ambientali che sono preponderanti e che in questi studi non vengono presi in considerazione. Allora, a questo punto vediamo di cambiare un po' la nostra ottica. Questa è una slide molto generica, però utile perché vi introduce a quello che stiamo proponendo come nuovo modello. Il nuovo modello dice cosa cambia dalla genetica lineare in cui il programma di base scritto nel DNA e gli errori del programma determinano le malattie, a una nuova visione in cui invece il genoma è fornito da un software epigenetico che forma in relazione all'ambiente, vedete che la seconda parola chiave è environment, e soprattutto nel primo periodo della vita, vedete le due parole 3 e 4, i due concetti chiave sono fetal programming e developmental plasticity, nel senso che nei primi 1000 giorni si ha una plasticità epigenetica tale per cui tutte le informazioni che arrivano all'embrione, al feto attraverso la madre e nei primi mesi di vita dall'ambiente in cui il bambino vive sono fondamentali e inducono l'epigenoma dei milioni, trilioni di cellule che si vanno programmando a modificarsi in modo reattivo.
Ora capite il cambiamento enorme, ve lo farò vedere soprattutto per quanto concerne gli studi del neurosviluppo e in generale lo sviluppo del sistema nervoso, perché è più facile vederlo in questo contesto, il cambiamento totale non è il DNA come tale, ma il modo in cui il DNA viene espresso e soprattutto programmato epigeneticamente nella prima fase. Dal punto di vista, le altre parole chiave sono chiaramente sorvolo sulla quinta perché sarebbe troppo lungo, ma la sesta e la settima sono importanti perché sono la Doha, cioè la Developmental Origin of Health and Diseases, e le vedremo poi una per una, ma molto rapidamente mi concentro sul neurosviluppo e sul cancro. Le patologie croniche infiammatorie hanno probabilmente un'origine in questo meccanismo di mismatch di programma iniziale. È la transizione epidemiologica spiega un grande meccanismo comune a tutte le patologie croniche. Questo cambiamento di paradigma significa, primo, non c'è cambiamento del nostro fenotipo, sia fisiologico che patologico, che non sia indotto dall'ambiente, e questo è fondamentale, che non sia condizionato dal DNA, la parola condizionato è altrettanto fondamentale, e che non sia modulato dall'epigenoma. Ovviamente è un cambiamento cospicuo di paradigma perché significa il 100% delle nostre patologie è genetica, epigenetica e ovviamente ambientale. Dico ovviamente perché questo lo si dimentica sempre, ma 100% significa che non c'è trasformazione del nostro fenotipo che non determini una modulazione epigenetica veramente di base. Quando? Soprattutto nei primi 1.000 giorni. Soprattutto tutto quello che arriva sull'embrione e sul feto, essenzialmente attraverso la madre, determina una programmazione epigenetica reattiva che per una generazione, probabilmente come ormai si pensa anche nelle due prossime generazioni, avrà un impatto sulla salute molto importante. Allora, dove nasce tutto questo? Nasce nella nostra esperienza, alla fine, dicevo, suona anche bene, del secolo scorso. Vi faccio notare la data e poi la ritroveremo spesso, 96-97. Erano gli anni del trionfo di Progetto Genoma, ebbene alcuni cominciavano ad avere dei dubbi su Progetto Genoma, o quantomeno su una lettura semplicistica dei dati. Adam Wilkins su BioEssays dice, ma noi abbiamo bisogno di un cambiamento radicale di paradigma. Sottolinea come la fisica teorica in particolare lo abbia fatto questo salto di paradigma, la biologia non riesce a farlo. Perché? Beh, perché come dice Stroman qualche mese dopo, Stroman era un biologo molecolare di grande livello, su Nature Biotechnology 97, quindi sempre questa data fondamentale, risponde a Wilkins e dice sì, ha ragione Adam Wilkins, è come se fossimo ancora ipnotizzati a una lettura lineare del DNA, siamo ancora ipnotizzati dal dogma di Crick che dice che l'informazione va dal DNA all'RNA alle proteine, but never backwards, non può tornare indietro. Ebbene, noi sappiamo che non è così. Sappiamo non solo per la trascrittasi inversa, non solo per delle cosiddette eccezioni, ma sappiamo che questo è solo un pezzetto del modello. Bisogna abbandonare, adesso vedremo cosa intende dire Stroman, abbandonare il modello lineare riduzionista, bisogna abbandonare i dogmi. Il dogma di Crick è uno dei fondamentali dogmi che bisogna abbandonare, ma anche quello di Weismann, per esempio. Il dogma di Weismann che dice esiste una barriera che tutela i gameti, per cui il germoplasma si passa da una generazione all'altra, non è vero. I gameti sono esposti come tutte le altre cellule e hanno delle modifiche epigenetiche che in parte si parla di epigenetica intergenerazionale e transgenerazionale. L'altro è il dogma di Darwin, ma del neodarwinismo, che dice che le modifiche del nostro fenotipo sono essenzialmente plastiche, casuali, e poi vengono a essere premiate dalla selezione naturale. Si utilizza questo modello, per esempio, per il cancro. Vedremo che non è così. Vedremo che ci sono, non inizialmente dicevamo delle eccezioni, ma che sempre di più le mutazioni sono la conseguenza di un'instabilità epigenetica che dura mesi o anni, di solito anni, e poi
confermano, stabilizzano il fenotipo neoplastico. Così anche per le resistenze agli antibiotici, per esempio. Sempre più chiaramente c'è un meccanismo attivo di resistenza. I batteri, addirittura non solo in ambiente ospedaliero, si trasmettono per genetic horizontal gene transferring, per trasferimento genetico laterale, sequenze di resistenza, e questo fa sì che è molto più rapida l'acquisizione di resistenza che non col modellino, diciamo, dominante darwiniano. Allora, detto questo, dobbiamo andare un attimo più a fondo. Che cos'è Progetto Genoma? È un grande, ovviamente, progetto che sognava di darci la risposta in ambito biomedico sulle patologie croniche. Dove sono i difetti o quantomeno le criticità? Questo signore raffigura chiaramente il genetista ortodosso un po' riduzionista, il quale crede di trovare una mutazione puntuale, un polimorfismo all'origine delle malattie croniche. Sempre più chiaramente non è così. Sempre più chiaramente, per esempio, questo è il cromosoma 1, ma il limite di questa immagine, che apparentemente che è in parte corretta, ci dice il cromosoma 1 ha 1700 geni, sono fondamentali, sì, è vero, ma qui sembrerebbe che la gran parte del genoma sia costituito da geni, mentre oggi sappiamo che le sequenze codificanti, quindi il gene, è circa l'1,5% della sequenza, il 98,5% non è codificante. Quindi questa immagine rischia di essere fuorviante. Per anni abbiamo assistito a continue letture, qui purtroppo la diapositiva aveva uno scorrimento, ma non ha importanza, si trovavano decine di geni, per esempio, associati all'obesità o alla schizofrenia, eccetera. Poi purtroppo, devo dire, chiaramente ci siamo resi conto che i geni associati alle patologie croniche non sono i 5-10 che erano ipotizzati per esempio da Fogelstein o da Weinberg nel cancro, ma sono letteralmente migliaia. Quindi associazione non significa causa, e questo è un altro dato fondamentale. Sempre da Progetto Genoma abbiamo scoperto, inizialmente con grande stupore, che il nostro genoma e in generale dei mammiferi non è enorme, per esempio, rispetto a quello dei protozoi, ma è il contrario. Nei miliardi di anni il genoma è diventato più piccolo, perché anche la parte fondamentale del modo in cui si costruiscono gli organismi superiori non è quella tipica, per esempio, degli organismi monocellulari o quantomeno semplici. In quelli il genoma comanda ed è il 95% della sequenza è codificante. Da noi invece negli organismi superiori le cose cambiano, anche il numero dei geni, ci ha detto Progetto Genoma, sono pochi di più in Homo sapiens che nel Caenorhabditis elegans, che è un vermino di pochi micron, e sono molti meno che nella piantina di riso. Progetto Genoma ci ha detto che il junk, quello che noi credevamo fosse junk, cioè la parte non codificante, ripetitiva, spesso costituita da sequenze mobili, quindi da retrotrasposoni, ebbene nell'uomo, negli organismi superiori, è quella che è cresciuta di più, ancora una volta spiazzando quello che era l'iniziale fine obiettivo di Progetto Genoma. Qui vediamo che il 50% del nostro genoma è costituito da sequenze mobili, che prima si pensavano fosse dei retrovirus residui, invece ormai chiaramente sono importantissimi. Io accenno ad alcune scoperte che poi sono fondamentali. Vedremo che Jim Shapiro parla ormai da 30 anni di natural genetic engineering, cioè il genoma è in grado di fare una vera e propria ingegneria genetica, essenzialmente usando proprio le sequenze mobili. Allora, su queste basi, da ENCODE in poi, cioè dalla seconda parte di Progetto Genoma, ci si chiede: ha senso ancora parlare di geni o soprattutto avere un modello genecentrico? Sappiamo tutti che un gene può dare per splicing alternativo e poi per shuffling, per editing, migliaia di proteine. Sappiamo soprattutto, e qui è l'essenza e qui è ancora una volta Stroman, l'essenza del nuovo modello, sappiamo soprattutto che l'informazione non va a senso unico dal DNA all'RNA alle proteine, anzi, la molecola del DNA è il database, è fondamentale, ma l'informazione viene dall'esterno, va sul genoma, lo spinge a modificare, questo è ancora Stroman,
anche la propria sequenza, ma nel medio-lungo termine inizialmente si modifica il suo software. Il genoma è formato sì in piccola parte, l'1,5% da geni, ma perfino i geni genes need to be told to switch off and on, cioè i geni hanno bisogno che arrivi l'informazione che gli dica se devono aprirsi, chiudersi, esprimersi, essere trascritti, essere corretti, e comunicano tra di loro. Non si accende o spegne un unico gene, ma se ne accendono e spengono migliaia, in una sorta di ecosistema genomico. Allora capite che questo necessita una revisione. L'informazione che viene dall'esterno è altrettanto importante di quella contenuta nel DNA, ma soprattutto dobbiamo immaginare che queste sono due fotografie chiaramente da microscopio elettronico a grande ingrandimento, vediamo meglio il DNA. Quello che è misterioso è come faccia questo filamento di 2 metri dentro un nucleo di pochi micron a essere letto, espresso, programmato, trascritto ogni millisecondo in milioni di cellule in modo correlato, con un crosstalk tra milioni di cellule. Capite che il modellino del DNA lineare che esprime la formazione di proteine è solo una piccolissima parte del gioco. Sempre più chiaramente ogni cellula, ogni millisecondo, riceve una miriade di informazioni, il suo epigenoma è fluido, varia continuamente, non casualmente, ma in modo reattivo e potenzialmente programmatico, adattativo e predittivo. Allora su questa base il genoma va visto come una fabbrica, sì, di proteine, ma in particolare, per esempio, come tutti sapete, di enzimi. Questi sono le histone-metiltrasferasi, le histone-acetilasi. Le histone e acetilasi ne formano continuamente perché queste servono a modellare il software epigenetico. Praticamente, purtroppo, queste slide avrebbero bisogno di poter scorrere perché non si vedono, così si vede solo l'immagine. Vabbè, la commento rapidamente. Praticamente ogni enzima va a collocare per esempio su ogni istone, in particolare qui sono segnati l'istone terzo, l'istone quarto, come quelli fondamentali. Se viene metilata o acetilata la lisina in posizione 9 o in posizione 27, per esempio nell'istone terzo, ebbene l'intera sequenza interessata viene praticamente esposta o non esposta alla trascrizione. Allora, come capite, questo è ovviamente fondamentale nel determinare tutta l'espressione genica in trilioni di cellule, ma soprattutto la programmazione iniziale. Inizialmente si pensava che i microRNA fossero essenzialmente attivi nella fase finale, invece sempre più chiaramente oggi sappiamo che il 90% del prodotto del nostro DNA è microRNA, piccoli RNA non codificanti, i quali agiscono da veri e propri ingegneri genomici. Allora semplifico al massimo, non si vedono bene perché non si vedono in mobilità, ma non ha importanza. Da dove vengono quindi le informazioni che spingono il genoma continuamente a formattarsi sul piano epigenetico in modo reattivo adattativo? Chiaramente dalla nutrizione, ma anche dal modo in cui ci muoviamo o meno, dall'esercizio fisico, dall'ambiente in generale, che è più o meno naturale o più o meno inquinato. Chiaramente quello che noi chiamiamo inquinamento non è più da definire come dei fattori che disturbano e creano patologie, significa un flusso continuo di informazioni sbagliate, letteralmente non presenti nei milioni di anni che hanno prodotto il nostro fenotipo, quindi tendenzialmente in grado di disturbare la programmazione dei nostri epigenomi. E così ovviamente sapete tutti, come c'è letteratura specifica, sul fatto che per esempio la meditazione o lo yoga interferiscono positivamente nel tempo sulla possibilità addirittura di migliorare il programma epigenetico delle cellule nei tessuti interessati. Allora vado ancora qui per sommi capi. Di tutto questo avviene per tutta la vita, ma nel feto soprattutto la figura forse più chiara è questa. Noi siamo questo topolino che vediamo qui, praticamente il prodotto di una serie di programmi di proliferazione e soprattutto differenziazione cellulare a partenza da un'unica cellula, tutti lo sappiamo che è lo zigote. Tutte le cellule che ne derivano hanno quindi per definizione lo stesso DNA,
che è il prodotto della ricombinazione di quello paterno e materno, ma dalla morula in giù comincia la differenziazione. Che cos'è la differenziazione? È chiaramente una serie di processi epigenetici in cui ogni cellula, sono centinaia di tipi cellulari, ha il proprio epigenoma specifico del tessuto, ma anche molto specifico dell'individuo. Allora, capite la varietà infinita dell'epigenoma rispetto al genoma, possiamo dire che il nostro io biologico non è genetico, ma è epigenetico, tanto più a livello di patologia. L'esempio più banale che possiamo vedere sono queste due cellule, derivano tutte ovviamente dallo zigote, il neuroblasto e il linfoblasto sono due cellule identiche, multipotenti o quasi uguali. Dopodiché vedete l'enorme differenziazione, continuo a ripeterlo, dovuta all'epigenoma specifico che si viene a formare nel neurone, quindi nel viaggio che i neuroblasti fanno dal centro, dalle aree di formazione fino alla corteccia, per esempio, sulla base delle informazioni che arrivano, mentre i linfoblasti vanno nel midollo e nel timo e in alcune aree specifiche sui cromosomi 2, 14 e 22 vengono marcati sia la VDJ recombination e si forma, come sapete, per ogni linfocita per ogni linfocita B una plasmacellula e un anticorpo specifico. Ma io mi soffermo adesso, vado sempre molto rapidamente, purtroppo non le vedremo bene queste diapositive molto belle che aveva in buona parte messo insieme un grande embriologo molecolare che è Gianfranco Tajana, ve le faccio vedere così come le possiamo vedere. La neurogenesi, dicevo, quindi il modo in cui si producono milioni, centinaia di miliardi, cioè 100 miliardi nella corteccia di neuroni, non è scritto nel DNA, appunto. Il DNA di base è comune a tutte le cellule, ma le cellule staminali devono essere in ogni tessuto a derivazione ovviamente da quelle embrionali, quindi totipotenti, poi multipotenti, poi ben definite, devono diventare cellule differenziate dove? Nelle nicchie delle cellule staminali stesse. E come fa la cellula staminale a diventare un astrocita o un oligodendrocita o un neurone? Chiaramente diversità enorme sul piano morfofunzionale, stesso DNA, avviene qualcosa in mezzo e non le possiamo purtroppo vedere bene, ve le faccio scorrere, tutto quello che è la proliferazione delle cellule, la migrazione delle cellule, la differenziazione delle cellule, avviene grazie a dei segnali specifici che sono citochine, ormoni, morfogeni, fattori di crescita, quindi epigenetics, not genetics. La genetica rimane sempre la stessa, l'epigenoma cambia per tutti i 9 mesi della vita fetale e poi per tutta la vita, perché una certa plasticità, mi auguro in tutti, rimane epigenetica per tutta la vita. Quindi cambia l'esposona in ognuno di noi, quindi i fattori ambientali, cambia di conseguenza l'epigenoma, cambia di conseguenza il connettoma. Ora, questa diapositiva, io non lo so, purtroppo così non si riesce a capire, ma ve la cerco di farvela immaginare. Il neurone che cos'è? Un grande neuroscienziato una trentina di anni fa disse, dovete immaginarlo, e questa figura era ovviamente in movimento, come una sorta di ragno. Il neurone migra dalle aree dell'ippocampo, dalle aree di formazione iniziale, riceve una serie di input, ha dentro di sé un sistema vero e proprio, un sistema di navigazione, va a distribuirsi mediante queste milioni di segnali che arrivano. Questi segnali, se vengono disturbati, la migrazione non arriva, non avviene in modo coordinato, il neurone segue delle autostrade che lui stesso si crea, arrivano delle molecole segnali, capite che è tutto epigenetica questo. Il DNA di fatto cambia in funzione delle informazioni che arrivano, queste informazioni sono essenzialmente delle molecole segnale che possiamo chiamare morfogeni, e come per esempio vedremo tra poco, se arrivano segnali sbagliati e arrivano degli pseudomorfogeni, come sono i cosiddetti interferenti endocrini, nella fase iniziale della vita gli interferenti endocrini sono molto più di questo, sono pseudomorfogeni,
sono molecole che fanno deviare, danno una segnaletica alterata, appunto mi spiace anche questa diapositiva, non la vediamo bene, però lo capite, cioè i neuroni stanno migrando, trovano una gran confusione di segnali rispetto a quelli che abbiamo avuto per milioni di anni, tutto questo, ripeto, è cambiamento dell'esposoma, significa cambiamento epigenetico del percorso. Questo purtroppo avviene già nei gameti, questa è una bella diapositiva di Rino Stupia, che è l'ordinario di genetica a Chieti, e che fa notare come l'esposoma cambia anche già nei gameti, quindi di fatto epigenetics, not genetics, molto più potente come sappiamo, anche questa la vediamo in parte, tutto si può dire che viene concluso, la gran parte della programmazione dell'intero sistema nervoso, in particolare della corteccia, diciamo col secondo anno di vita, intorno ai 1000 giorni, i famosi 1000 giorni, la grandissima parte del sistema è già formato. Intorno ai 1000 giorni, come vedete nella immagine dove c'è scritto 2 anni, c'è una densità eccessiva di sinapsi, deve cominciare, come tutti sapete, il pruning, è tutto epigenetica. Avete notato come da 20 minuti vi faccio vedere come i segnali epigenetici e le modifiche dell'epigenoma sono infinitamente più importanti nella genesi fisiologica del nostro connettoma, ovviamente anche in quella patologica, nel senso che l'apoptosi, per esempio, che è il meccanismo del pruning, è tutto epigenetico e non è genetico, per esempio. E le nostre reti neuronali si formano in questo modo per ripulitura, tra virgolette, epigenetica delle reti che non sono ben coordinate. Allora, su questa base, questo era un piccolo editoriale che avevo scritto in funzione del primo congresso che avete visto all'inizio della prima slide, possiamo cominciare a dire che conosciamo quali sono i meccanismi disturbati di queste pandemie. Beh, chiaramente ho semplicemente, qui mi limito a enumerare alcuni fattori che abbiamo riconosciuto, per esempio attraverso la placenta passano metalli pesanti, endocrine disruptors, che però abbiamo detto chiamiamo le molecole mimetiche pseudomorfogeni, particolato ultrafine. Non c'è placenta del nord del mondo che non sia piena di centinaia di queste sostanze. Noi come SRI, come Istituto Europeo di Ricerca, siamo andati in vari punti del pianeta, vi faccio vedere quella che è molto più semplicemente, per me è stata una delle tappe fondamentali di questo percorso. Siamo stati invitati una decina d'anni fa e poi via via in Martinica, dove hanno il record mondiale di carcinoma della prostata, è un'isoletta, come sapete, meravigliosa nell'Atlantico, il record mondiale di carcinoma della prostata e continuo aumento di casi di autismo. Ebbene, ve la faccio breve, quello che si è visto è che in tutte le catene alimentari della Martinica c'è un'unica molecola che da 30 anni è stata usata dalle compagnie bananiere, è un appunto pseudomorfogeno potentissimo, abbastanza simile alla diossina di Seveso, piena di questi, è una molecola clorurata, quindi è un persistent pollutant organico di tipo interferente endocrino nell'adulto, ma nel feto è uno pseudomorfogeno. Abbiamo portato i nostri risultati anche ovviamente in comunità europea, abbiamo sottolineato come ci sono molti casi di placenta in creta, creta e per creta, quindi infiammata, ovviamente tutti sapete che la placenta è un organo in buona parte formato dal feto, e questo fa pensare che venga disturbata proprio la tolleranza materno-fetale. E del resto c'è un aumento clamoroso di casi di prematurità, non solo in Martinica, ma sapete che ormai un bambino su 10 nasce prematuro anche da noi. Devo dire che gli epidemiologi francesi molto correttamente hanno avallato tutto questo, al punto tale che ormai stiamo studiando le placente molto più a fondo. Tra l'altro abbiamo avuto il finanziamento da parte del Ministero della Salute anche in Italia per studiare le placente anche a Taranto e speriamo, perché per ora siamo un po' bloccati dalla Covid, speriamo di poter trovare dei risultati utili un po' per tutti, dei biomarcatori epigenetici importanti di questa esposizione prenatale che ha un ruolo fondamentale.
quello che possiamo dire è che per esempio per l'autismo e per i disturbi del neurosviluppo noi ormai conosciamo moltissime modifiche epigenetiche, ne accenno ad alcune ma non vado nei dettagli, non abbiamo il tempo, per esempio da fumo di sigarette, ma come vedremo la fumo di sigarette in gravidanza e in qualche modo anche il particolato ultrafine dell'aria delle grandi città ha lo stesso tipo di relazione con il nostro epigenoma, idem per esposizione a sostanze alcoliche anche in piccole quantità in gravidanza, errori dietetici, per esempio la carenza di acido folico, come tutti sapete, alcune situazioni metaboliche, in particolare il diabete secondo, ma anche il diabete gravidico, ha una serie di effetti epigenetici ormai ben definiti. È quello che abbiamo visto, soprattutto, soprattutto perché gli inquinanti forse sono la grande incognita, però anche le infiammazioni. Se è stato già detto che le citochine passano la barriera ematocerebrale, bene, passano anche ovviamente quella placentare. L'esposizione a citochine, per esempio anche per la Covid, dovrà essere studiato a fondo tutto questo, e vi dico già che di letteratura su questo c'è pochissimo ancora. Quindi l'infiammazione materna, l'esposizione a particolato ultrafine, molto spesso non tutti sanno che il particolato ultrafine non è il PM10, se questo è un capello, questo è un granello di sabbia, queste palline azzurre sono il PM10, se voi volete immaginare il 2,5 rispetto al PM10, lo vedete qui, se voi volete immaginare il particolato ultrafine è 0,1, cioè 25 volte più piccolo di quelle palline rosse. Perché lo dico? Perché nelle grandi città, per esempio, ormai c'è soprattutto particolato ultrafine, lo 0,1, che rimane lì per mesi o per anni perché non viene neanche portato via dai cambiamenti atmosferici, bene, questo passa la placenta, passa la barriera ematocerebrale, passa la membrana plasmatica, passa la membrana nucleare ed è un potente epigenotossico. Allora, su questa base, gli studi a Città del Messico, ormai famosi, il particolato ultrafine passa attraverso il nervo olfattivo, non stupisce quindi inizialmente questo studio del 2002 a Calderón Garcidueñas, è un'epidemiologa messicana, scoprì che praticamente i cagnolini, i cani di Città del Messico sono pieni di beta amiloide. Dove? Nel lobo frontale e nell'ippocampo. Perché? Perché i metalli pesanti catalizzano praticamente il clivaggio della proteina, delle proteine in generale e di alcune proteine che precipitano, e la beta amiloide in particolare. Ci furono molte polemiche per questi studi, ebbene lei dimostrò che purtroppo i giovani a Città del Messico hanno lo stesso problema, sono pieni di beta-amiloide, di metalli pesanti, questi sono ragazzi morti, giovani morti per incidenti, quindi per cause accidentali, quindi non c'è dubbio che questo è un meccanismo fondamentale che lei poi chiarisce. In questo lavoro il particolato entra, definisce ovviamente tutta una serie di percorsi di neuroinfiammazione, di attivazione della microglia, di alterazione della cerebrale e di accumulo della proteina, della beta-amiloide. Non solo, cambiano, e questo è ancora una volta per farvi capire la potenza di questo modello, ebbene già su Cell viene commentato questo studio interessantissimo comparso nel 2015 su Science, assolutamente imprevisto e imprevedibile, i neuroni accumulano normalmente da 1000 a 1500 mutazioni del DNA, i nostri neuroni, ma soprattutto dove? Nelle aree più esposte e comunque nelle aree prefrontali, che sono quelle che coordinano l'intero sistema, come tutti sapete. Allora, perché questo è importantissimo? Perché se fosse vero il discorso delle mutazioni come causa fondamentale del cancro, noi avremmo un aumento pazzesco di neoplasie a carico del cervello. Ora abbiamo un aumento di neoplasie a carico del sistema nervoso, ma non da partire dai neuroni, ma sono gliomi, blastomi, medulloblastomi. Sapete bene come non è il neurone che normalmente degenera in senso neoplastico, eppure abbiamo 1100 mutazioni del DNA in ogni neurone. Allora, per concludere, vi faccio vedere in questa ultima parte, l'anno scorso la mia al secondo congresso mondiale sulle origini epigenetiche verteva proprio su questo, cioè sul cancro. Tutti sapete
importante, molto criticabile dal nostro punto di vista, è ancora quello, e non entro appunto in alcune polemiche perché c'è stata molta polemica su questo studio derivato da Fogelstein, per cui il cancro sarebbe sfortuna, perché? Perché per una petizione di principio si dice, vedete, questo è il National Cancer Institute, il cancro è darwinianamente descrivibile come una malattia da mutazioni casuali del DNA che vengono selezionate perché vantaggiose. Guardate che il più importante, il più citato studio dell'oncologia sperimentale è ancora questo di Weinberg, che parla proprio di Darwinian Evolution e dice che alcune mutazioni stocastiche del DNA determinano negli oncogeni e negli oncosoppressori tutta una serie di conseguenze che sono essenzialmente la non necessità delle cellule neoplastiche di avere degli stimoli proliferativi, la insensibilità ai segnali di stop, la capacità di evadere l'apoptosi, la capacità di una replicazione praticamente illimitata e soprattutto la capacità di praticamente costruirsi un sistema vascolare, angiogenesi e di fare metastasi. Ebbene, questo che è il più citato studio della sperimentale a sostegno delle teorie di Fogelstein sulle mutazioni driver è stato criticato prima dalla Zednik e poi da alcuni studi che abbiamo fatto in tanti. Perché? Perché queste che sono i marker tumorali, i cosiddetti hallmarks, le più tipiche variazioni del cancro, in realtà sono presenti in tutti i tumori benigni, sono presenti nella psoriasi, in alcune infiammazioni croniche, non è questo che determina il cancro. Ci sono mutazioni molto simili negli adenomi, nei lipomi, i lipomi si fanno un sistema vascolare altrimenti andrebbero in necrosi, i lipomi hanno la capacità in qualche modo di proliferare senza segnali, eccetera. Quello che cambia nel cancro è solo una cosa, è la capacità di dare metastasi. Ebbene, vedremo che le metastasi non sono conseguenze di mutazioni. Vediamo prima di tutto 2010, questo articolo anche molto importante su Nature, il genoma delle cellule neoplastiche non presenta le 5 mutazioni driver teorizzate da Fogelstein o da Weinberg, ma ne presenta decine di migliaia. Questo è tipico di una instabilità genomica progressiva, vedete 27.000, 23.000 mutazioni. E il primo a lavorare su questo, io lo ricordo sempre, è stato il nostro direttore scientifico e anche il direttore della IARC per tanti anni, Renzo Tomatis. Ebbene, ho avuto la possibilità di ricordarlo all'Accademia di Medicina di Bruxelles alcuni anni fa e io parto sempre da qui per dire qual è il nostro modello, perché l'abbiamo messo in campo insieme. Guardate, 1979, Renzo Tomatis cosa scrive 40 anni fa? Prenatal exposure to chemical carcinogens, its effect on subsequent generation. Non c'era ovviamente l'epigenetica molecolare, l'epigenetica era solo una teoria di Waddington. Lui aveva visto che il carcinoma vaginale delle ragazzine, figlie di donne esposte a un antiabortivo, che poi in realtà è un endocrine disruptor, sul dietilstilbestrolo, non presentavano mutazioni e nei topini si trovavano in 2-3 generazioni. Aveva capito tutto quest'uomo 40 anni fa. Qualche anno fa Terracini, sapete, il più importante epidemiologo italiano, storicamente è stato probabilmente lui, e Giuseppe Masera, che è il fondatore dell'IOP, mi hanno concesso di esporre la nostra teoria anche con questo articolo che è comparso su Epidemiologia e Prevenzione. In sintesi, quali sono i passaggi? Primo, i tumori, come abbiamo visto, il cancro aumenta soprattutto nel bambino e soprattutto nella primissima fase, nei primi 2 anni, continuamente da 30 a 40 anni, al punto tale che è diventato la prima causa di morte per malattia in età pediatrica. Il bambino, il neonato, oggi nasce, un neonato su 100, nasce già con una traslocazione preleucemica, fondamentale questo perché può essere in vario modo, perché 1 su 12.000 fa una leucemia. Le due letture fondamentali sono: o la traslocazione è un'aberrazione cromosomica che può dare il cancro e può non darla, e normalmente viene letto così, ovvero, come adesso vedremo, ed era l'ipotesi che avevamo messo in campo con Renzo e che nel Contomatis e che nel frattempo, a mio parere, abbiamo in vario modo dimostrato, e l'altra, cioè che queste traslocazioni sono invece tutt'altro che aberrazioni cromosomiche, ma sono tentativi del genoma di usare l'ingegneria genetica in un modo specifico. Per esempio, nel primo anno di età, quello in cui si ha il massimo
di aumento, la traslocazione dominante non è la classica AML IT o le altre della common, ma è una traslocazione che di solito utilizza un gene, la metiltransferasi, che è una istometiltransferasi, quindi chiaramente un gene con funzioni epigenetiche fondamentali. Nella letteratura ci sono già studi come questo che dimostrano che esponendo per esempio al Bygon, lo dico subito, lo sottolineo, a una sostanza epigenotossica, si hanno con frequenza questo tipo di mutazioni, queste non aberrazioni cromosomiche, ma traslocazioni specifiche. Se voi andate a Seveso trovate tantissime persone con la traslocazione 14-18 e molte non fanno il linfoma. La stessa traslocazione la trovate nei contadini che usano pesticidi, a dimostrazione che diossina e pesticidi non sono la stessa molecola, ma la traslocazione è la stessa. E come si vede sul piano molecolare, la traslocazione non ha niente di stocastico, la traslocazione è veramente ingegneria genomica, perché quel gene BCL2, che è un gene antiapoptotico, viene continuamente espresso perché viene esposto all'enhancer delle immunoglobuline su un altro cromosoma. Capite che questo è fondamentale, niente di stocastico, tanto più che la stessa mutazione, la stessa traslocazione la troviamo sia negli endoteli che nei linfociti, e non può essere certo un contagio, e soprattutto che lo stesso tipo di traslocazioni per esempio si ha nel Barkit, dove l'esposizione in questo caso non è a diossine o a pesticidi, ma in Africa per esempio al falciparum e all'Epstein-Barr. Come a dire, sono tutti meccanismi non stocastici di ingegneria genetica, anzi genomica, sono tutti epigenetici in essenza, per esempio qui è Chernobyl, moltissimi bambini con la traslocazione. Ecco, concludo facendovi vedere che cosa ne abbiamo dedotto, qui era ancora in vita Renzo Tomatis, l'esposizione delle madri è fondamentale, quello che avviene qui è fondamentale, anche sul piano epidemiologico si vede che c'è un link molto netto tra esposizione materna e leucemie del bambino, e abbiamo scritto due articoli, uno nel 2014 in cui ricordavamo come già i patologi tedeschi avessero visto che il cancro non è per niente un incidente, ma è il prodotto probabilmente di un'esposizione precoce delle cellule embrionarie, loro dicevano, comunque ora sappiamo che sono le cellule staminali, a una serie di informazioni tra virgolette sbagliate. Il teratocarcinoma, forse l'esempio più emblematico nella storia del cancro, esprime tutti e tre i foglietti embrionari, come tutti sapete. Bene, perché è importantissimo questo? Perché dimostra che il cancro è veramente una sorta di piccolo embrione, una malattia disontogenetica che evolve in questo senso, esprimendo tutti in maniera aberrante i vari foglietti. Ebbene, perché è importante? Perché il teratocarcinoma, se esposto a cellule embrionarie e a una blastocisti, si ferma. Ora, questo noi lo stiamo utilizzando anche in campo terapeutico, usando proteine embrionarie di zebrafish. Abbiamo professore pubblicato... Fulgio, mi scusi, una domanda, ma per quanto riguarda il carcinoma, oltre alle influenze ambientali, anche magari lo stress di un soggetto può facilitare l'insorgenza? Forse vi rispondo alla fine, assolutamente sì, nel senso che quello che abbiamo visto è lo stress in senso lato, soprattutto nella prima fase della vita, determina una sprogrammazione di base, soprattutto per esempio nel feto a livello di asse ipotalamo ipofisi surrenale, ma come tutti sapete, immagino, queste trasformazioni nei bambini che hanno subito per esempio abusi si trovano in vari tessuti e organi, si trasmettono attraverso le generazioni, ci sono ormai studi sui sopravvissuti di Auschwitz per esempio, e più aumenta lo stress a livello collettivo, più aumentano questo tipo di modifiche epigenetiche che determinano una tendenziale iperattivazione dei meccanismi epigenetici. Adesso vi faccio vedere per concludere quello fondamentale. Lo abbiamo descritto in questi due lavori, uno sulla ipotesi della trasmissione transgenerazionale del cancro e una addirittura sull'esposizione a radiazioni ionizzanti. Allora, perché è fondamentale questo? Perché per la genetica tradizionale ci deve essere la mutazione come causa, noi invece troviamo sia in vitro essenzialmente, ma poi anche negli animalini, cosa vediamo? Che inizialmente le cellule esposte a tutti gli stressors fanno ipometilazione del genoma,
ipermetilazione dei geni oncosoppressori molto prima di fare le mutazioni. Dove avviene tutto questo che viene ancora chiamato paradosso e non è un paradosso? Avviene all'inizio nelle cellule staminali, che sono ovviamente le cellule che dovrebbero riparare il tessuto. E come tutti sapete, sono quelle che rimangono anche dopo la terapia e che quindi danno le recidive. Ma fondamentalmente questa è la diapositiva più importante che spiega veramente il nostro modello in maniera più emblematica. La metastasi, che come abbiamo visto la tendenza a dare metastasi è la caratteristica base, fondamentale, direi la più importante, anzi l'unica veramente discriminante tra un cancro maligno e i tumori benigni, è l'attivazione di un programma epigenetico che si chiama Epithelial Mesenchymal Transition e che permetteva all'embrione di avere le proprie cellule in grado di migrare e di raggiungere le posizioni chiave. Allora, cosa avviene nel cancro? Avviene che si riattiva questo programma epigenetico, le cellule migrano, si localizzano nei tessuti dove devono arrivare e li fanno la mesenchima, l'epithelial transition, ancora una volta epigenetica, tutto epigenetica e tutto molto ben comprensibile, come l'attivazione delle telomerasi, che sapete essere pure importanti. Noi lo sappiamo da decenni questo, perché i primi studi che hanno fatto vedere come un blasto esposto a queste proteine embrionarie o ad altri fattori possa ridiventare un neutrofilo, beh, in vitro è facile. Ebbene, noi con le proteine embrionarie lo stiamo ormai facendo anche nei tumori. Sapete tutti che per esempio anche in vivo, per esempio, sapete che la promielocitica, che è una delle leucemie con prognosi peggiori, viene curata letteralmente con un fattore epigenetico che è l'acido retinoico, che non cambia la situazione della sequenza. La mutazione di base rimane, però non viene più espressa. Allora, su questa base, che cosa significa? Che cambia completamente il nostro panorama. Come diceva Grmek, non Fanconi, grande pediatra che io ho avuto occasione per ragioni genetiche ed epigenetiche di conoscere quando ero bambino, sosteneva Fanconi che le malattie non cambiano. Ebbene, invece no, in questo caso Fanconi aveva torto, ci sono malattie nuove come la Kawasaki che fino agli anni 60, ci sono continui esempi del fatto che le malattie cambiano in relazione all'ambiente e all'epigenoma. Il genoma non cambia, lo vediamo in questa diapositiva, per milioni di anni i primati sono rimasti con un genoma praticamente identico per il 98,7% almeno tra scimpanzé e uomo, e un po' meno tra l'orango, vabbè, ma insomma siamo lì. Il genoma non cambia, ma noi abbiamo due programmi genetici, il genoma, il prodotto della filogenesi, è quasi uguale in tutti noi, ma poi appunto abbiamo l'epigenoma, che è totalmente diverso in ognuno di noi, definisce il nostro fenotipo sia fisiologico sia patologico molto più del genoma. La gran parte delle nostre patologie croniche, infiammatorie e tumorali vanno studiate come patologie ambientali ed epigenetiche e non più come genetiche. Io spero che questo venga finalmente accolto. Dal 97 la letteratura parla molto chiaro, vedete, sempre da quel famoso 96-97 l'aumento degli studi di epigenetica, epigenetica del cancro, epigenetica dell'autismo, microbioma, che come abbiamo detto, ma lo sapete meglio di me, è il più potente modulatore epigenetico nei primi anni di vita, vedete la data è sempre quella, 96-97, e poi endocrine disruptors, sono gli interferenti endocrini, ma abbiamo detto che sono degli pseudomorfogeni potenti e pericolosissimi, anche qui la letteratura è in grandissima crescita, sempre dal 96-97. Concludo con questa diapositiva che è triste, ma speriamo di smentire. Planck diceva: un paradigma non cambia in ambito scientifico prima che siano morti tutti coloro che sono legati in maniera eccessiva al vecchio paradigma. Max Planck era un grande, in questo caso speriamo che sbagliasse, speriamo che questo paradigma epigenetico, sistemico, ologenomico, perché il microbioma è altrettanto potente, finalmente venga accolto e venga utilizzato in tutti gli ambiti della medicina.